Erano quasi le 11 di una mattina di maggio e io mi stavo arrampicando con la mia vecchia carretta verso un posto che fino a pochi giorni prima non avevo mai sentito nominare. La valle del fiume Salto, ai confini nord-orientali del Lazio. Seguivo le tracce di un delitto, e in questo non c'era niente di strano, visto che io sono un detective privato. La cosa strana, piuttosto, era che questo delitto era stato commesso 400 anni prima. Tutto era cominciato con una telefonata. Il nome che sentii era uno di quei nomi che di solito si leggono sui giornali e che significano, a dir poco, una decina di milioni di dollari, messi assieme, ovviamente, senza guardare troppo per il sottile. Sua figlia era scomparsa, mi disse, e lui voleva che io la ritrovassi. Ora, questo non è un tipo di cose che mi vada molto a genio e cercai di tirarmi indietro, ma lui insistette. E quando parecchi milioni di dollari insistono, può anche valere la pena di cambiare idea. Nella busta che il signor C mi fece consegnare c'erano delle foto di sua figlia Beatrice. E quando le vidi smise di rimproverarmi per aver accettato quell'incarico, perché improvvisamente mi resi conto che una di quelle foto io l'avevo già vista, o almeno avevo visto qualcosa di molto simile. Eccolo lì, non mi ero sbagliato. Il cosiddetto ritratto di Beatrice Cenci attribuito a Guido Reni. Due nomi uguali possono anche essere una coincidenza, ma la somiglianza tra foto e ritratto non era certo casuale. La strada di Beatrice C si intrecciava a quella di Beatrice Cenci. E per ritrovare la prima, dovevo imparare qualcosa della seconda. Monte dei Cenci, nel cuore della Roma del Cinquecento, quartier generale di una delle famiglie più arroganti e potenti della borghesia dell'epoca. Verso la fine del Cinquecento, il capofamiglia è Francesco, uomo corrotto e violento, convinto che tutto gli sia permesso grazie alle connivenze di cui gode ai vertici del potere pontificio. I figli maschi lo odiano, la figlia Beatrice lo sopporta a fatica, divisa tra la rabbia e l'angoscia. Il portiere a cui mostrai la fotografia la riconobbe subito. Certo, era stata lì. Aveva fatto molte domande sui palazzi, sulla famiglia Cenci, sul ritrovamento delle ossa di Francesco durante i lavori di scavo in una chiesetta di Petrella Salto, ritrovamento di cui i giornali avevano parlato tre giorni prima, e cioè lo stesso giorno in cui Beatrice era scomparsa di casa. Forse era un'altra coincidenza, ma quando le coincidenze sono troppe, io comincio a pensare di essere sulla strada giusta. E questa strada, mi sembrava chiaro, conduceva a Petrella Salto. Il professor Annie Romanin, studioso di archeologia e di storia locale, mi disse di non aver mai visto la ragazza della foto, ma in cambio, naturalmente, sapeva tutto su quella sporca faccenda di 400 anni prima. Trascinata dal padre in quel luogo dimenticato da Dio, in un castello di colonna appollaiato in cima alla rocca, tenuta virtualmente prigioniera e sottoposta a ogni sorta di violenze e di umiliazioni, Beatrice aveva deciso di uccidere il padre. Il complotto era stato messo a punto insieme ai fratelli, alla matrigna e a due uomini di Petrella. Francesco Cenci era stato massacrato a colpi di martello e il corpo era stato poi buttato giù da un balcone del castello che dava sullo strapiombo per simulare una disgrazia. Thank you.
La faccenda, sinceramente, non mi sembrava studiata male, ma i guai erano cominciati dopo. I complici di Beatrice avevano perso la testa e avevano commesso una serie di errori. Lenzuola bagnate di sangue lasciate in giro per casa, contraddizioni sulle modalità della disgrazia, una fretta eccessiva nel voler seppellire il corpo del caro estinto. Insomma, la gente aveva cominciato a mormorare e nel giro di qualche mese tutti i responsabili erano finiti nella carcere di Castel Sant'Angelo a Roma. Alla fine del Cinquecento, la giustizia, o l'ingiustizia, era affidata al Papa Re, che era allora Clemente VIII. E a Clemente VIII non era sembrato vero di avere un pretesto per spazzare via con un colpo solo un'intera famiglia e incamerarsi i loro beni. Così, dopo un processo farsa, la testa di Beatrice, come quella dei suoi complici, era ruzzolata sotto la mannaia del carnefice. Una sporca faccenda, tutto sommato. Sporca ed avvilente, come sempre, quando ci si imbatte nell'arroganza del potere nascosta sotto il manto della giustizia. Ma c'era un'altra ragione per cui mi sentivo avvilito. Lì, a Petrella Salto, della mia Beatrice nessuno sembrava saperne niente. Neanche il signor Gasbarrini, titolare della tabaccheria locale e attuale consegnatario delle ossa di Francesco Cenci, aveva visto la ragazza. Ero finito in un vicolo cieco. Eppure no, accidenti. Beatrice C. doveva avere scoperto di somigliare a quell'altra Beatrice del Cinquecento. Doveva avere fraternizzato con lei, visto che, per quanto ne sapevo, suo padre non doveva essere un personaggio molto più trattabile di Francesco Cenci, ed era scappata di casa proprio come avrebbe fatto Beatrice Cenci se il padre non l'avesse rinchiusa nel castello prigione della Petrella. Ma dov'era finita adesso? Lì in paese nessuno ne sapeva niente, nessuno aveva visto niente. Sentivo puzza di bruciato. Decisi di cercare nell'unico posto in cui non avevo ancora cercato, la chiesetta dove Francesco Cenci era stato sepolto e dove le sue ossa erano state ritrovate pochi giorni prima. Ed ecco, lì, in un angolo di quella costruzione del 200, una cosa che sicuramente non apparteneva ad un'epoca così remota. Dopotutto, Beatrice ci era venuta fin quassù, e adesso sapevo anche dove l'avrei potuta trovare. San Pietro in Montorio, a Roma, sulle pendici del Gianicolo, la chiesa dove Beatrice Cenci aveva voluto essere sepolta. Se Beatrice ci ripercorreva le tappe della vita della sua omonima, la sua fuga doveva per forza concludersi qui. Né lei né io pronunciammo una sola parola, ma il suo sguardo di animale braccato mi bastò per prendere la mia decisione. Forse ve l'ho già detto un'altra volta, ma io ci tengo troppo alla mia libertà per toglierla a qualcun altro. Se Beatrice C. voleva tornare a casa, ebbene, ci sarebbe tornata di sua spontanea volontà.